Ciao ragazzi, oggi facciamo un super sabbia party con Kinetic Sand. E il bello è che lo facciamo in casa, perché Kinetic Sand è una sabbia modellabile che non si asciuga mai. Non la devi mai bagnare e soprattutto non sporca. Lo vediamo nella pratica. Partiamo anche la sabbia metallica, quella nuova, super brillantinosa. Allora, partiamo da quella. Ok, ho fatto un po' di lanci. Partiamo dalla confezione, diciamo, base, no? Quella dove abbiamo anche i primi stampi per iniziare a stampare la sabbia, a provarla. E abbiamo anche. Oh, l'ho aperta all'incontrario, pasticcione, ok. Abbiamo anche il vassoio per utilizzarla. In realtà il vassoio, diciamo, neanche ci servirebbe perché abbiamo a disposizione la possibilità comunque di giocare dappertutto, perché come vedete non sporcano. Quindi andiamo ad aprire la nostra Kinetic Sand, eccola qua in questo modo. Vedete che non sporca? Ok, eccola qua, è bella malleabile. Si vede la morbidezza, vediamo, eh. Si vede la morbidezza. Eccola qua. Facciamo così, è bello fare e poi lasciarla un po' cadere e si vede l'effetto morbido. Come vi dicevo, voi potete farci una pallina e lei la sparate per terra. Pa! E lei, come vedete, non lascia pezzi e quindi non si spacca come la sabbia normale, insomma, quella del mare, eccetera. Per cui la potete usare tranquillamente anche in casa. Poi la potete anche, è talmente solida e va così bene da manipolare, che la potete anche affettare, no? Ad esempio, facciamoci una bella salsicciona. Il colore ci sta, diciamo quasi tutto. Quindi io ci faccio questa bella salsiccia, prendo coltello di plastica e zac! La faccio letteralmente a fette, vedete? Zac, zac, vedete? Perfette, anche sottili. Zuc, 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 zuc. Ecco qua. Fate tante diverse fettine, anche belle resistenti. Quindi, come avete visto, dalle proprietà che ha la sabbia stessa, abbiamo la possibilità di fare delle super forme. Ma prima delle super forme, andiamo a verificare proprio il fatto che non si asciuga mai. Ho preso il phon. Come vedete, si è solo scaldata, cioè in realtà non si vede che è scaldata, ma la sento calda io. E la sabbia è rimasta completamente sempre con questa forma malleabile, per cui non serve né bagnarla per rigenerarla, né in alcun modo volendo lasciarla al chiuso. Potremmo lasciarla così all'aperto e lei non si seccherà mai, perché, e beh, qua ci sta l'ingrediente magico di Kinetic Sand. Fatta da sabbia vera e da una composizione polimerica brevettata, assolutamente sconosciuta, diciamo tipo ricetta della Coca-Cola. Devo raccogliere queste bricioline che sono cadute, nessun problema, faccio così, vedete? Zac, effetto pasta da modellare, le ho raccolte tutte e zac, ho pulito subito il mio pavimento. Andiamo a vedere ora come funziona, ve lo mostro proprio qua sul pavimento, bando al vassoio, andiamo a vedere come funziona la modellazione. All'interno della confezione, avete visto, abbiamo questi diversi stampini. Abbiamo una specie di tempio antichissimo, abbiamo un pesce, abbiamo una tartaruga e poi doveva esserci anche, qua, l'ho dimenticato, un cavalluccio marino. Quindi come facciamo? Semplicemente prepariamo il nostro cumulo sabbiesco, come faremo proprio al mare, in spiaggia, e andiamo a applicarci il nostro tempio. Risultato, come vedete, già si intravede il tempio. Ne ho messa poca di sabbia, quindi cosa faccio? Faccio effetto proprio spiaggia, così. Gli faccio una base su cui stare sopra. Eccolo qua, ancora un pochino di sabbia di Kinetic Sand. Ecco qua. Capovolgo. Spiccico per bene. Rilascio. Rilasciati. Ed eccolo qua. Super perfetto, ve lo mostro da vicino, prendo su così mi aiuto, eccolo qua. Ed ecco qua, avete visto che dettaglio, ragazzi? Fantastico, è proprio come diciamo la sabbia del mare bagnata a puntino, che solitamente in spiaggia ti dura pochino, ma lei è proprio, scusate la rima, lei è proprio diciamo alla consistenza giusta, quindi per essere manipolata perfettamente e poi diciamo ha un'interessante anche funzione relax. Per cui io, veramente una bella funzione relax. Poi questo effetto qua con le mani, devo dire,
è proprio super sabbioso. Ah, come vedete sulle mie mani non è restato niente, perché questa sabbia, come vi dicevo, è totalmente pulita. Facciamo anche il cavalluccio marino. Come vedete è pieno di dettagli, no? Eccolo qua, farlo in spiaggia sarebbe un po' difficile. Allora, andiamo a riempirlo della nostra Kinetic Sand. Vado a rovesciare, prendiamo anche la superficie, vado a rovesciare. Magari ritaglio per bene i lati già così. Tic 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 tic. Tic 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 tic. Ci siamo? Ci sei? Eccolo! Avete visto che precisione? Ve lo faccio vedere da vicino anche questo. E quindi potete realizzare veramente delle... E poi avete visto anche la resistenza, no? Più pasticcione di me direi non c'è nessuno a prendere su uno stampino. Vediamo se farlo vedere vicino vicino. Eccolo qua. Avete visto i dettagli, la precisione, eccetera. Poi grazie veramente alle capacità di essere proprio modellabile, potete andare pian pianino col vostro coltellino o strumentino di precisione a realizzare tutte le parti in eccesso e vi ritrovate, ecco qua, una perfetta formina a forma di cavalluccio. Queste ovviamente sono le formine che potete fare con quella disposizione. Dopo la modellazione ve la potete gestire voi senza problemi, no? Per cui se avete degli altri accessori in casa, tipo piccolo mattarello, mettiamoci a fare la pizza ad esempio, ok? Oppure altro tipo di mattarello con decorazioni. Vedete, le decorazioni si vedono perfettamente. Poi abbiamo gli stampi per i biscotti. Ok, allora, diciamo così, prendiamo un bel cumulo di sabbia. Voi dite, sto facendo super pasticcio, ma non c'è problema, perché c'è sempre il solito discorso che io prendo un cumulo di sabbia di Kinetic Sand e poi vado a raccogliere tutti i vari pezzettini con calma e rimetto dentro il mio vassoio. Quindi, dicevo, gli stampi per i biscotti. Guardate l'effetto. Ecco qua, abbiamo il nostro cuoricino. Perfetto, realizzato. Oppure prendiamo uno stampo un po' più complicato. La sabbia, un po' come fosse quasi una pasta, si rimette a posto, però il bello è che è proprio una sabbia, questa sensazione manuale. Tac-tac. Orsacchiotto, applicazione, vup. Eccolo qua. Andiamo a togliere. Ed ecco qua il nostro sacchiotto. Preciso, ve lo metto a fuoco, preciso e perfettissimo. Volendo, è talmente precisa questa sabbia che possiamo anche fare, vediamo, gli occhietti. Gli occhietti così. Anche una boccuccia, talmente è precisa questa sabbia. Ok, allora a questo punto vi farei vedere la sabbia metallica. Ok, proviamo. Allora vado a ripulire un attimo questo, vi vado in accelerazione di video. E andiamo a provare la sabbia metallica. Non ho proprio mai aperto la confezione, quindi la apro assieme a voi. Mi faccio sempre aprire le confezioni insieme a voi. Ecco qua. Qua abbiamo la... lo scotch da tagliare. Vediamo se mi riesco a aiutare con questo piccolo coltellino. Ok, ecco qua, lo scotch di sicurezza. Eccolo qua. La sabbia è anche senza glutine. E senza lattosio, eccetera. Mi raccomando, ovviamente non ingeritela, ecco, non dico che sia commestibile, ma ovviamente non è fatta per essere ingerita, ok? Nel caso sappiate che è anche senza glutine, eccetera. Ok, io come sempre litigo con le scatole, ma ci litigo perché c'è uno scotch anche qua, ok? Non so voi, però io con le scatole sono modello sbranamento. Cosa fate voi con le scatole? Io proprio le prendo e le disco assolutamente. Ok, allora, la tonda è sempre il piacere della sorpresa. Andiamo a vedere.
sto soddisfando abbastanza bene, sì, direi di sì. Esci, 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 esci. Eccoci qua. Ok. Ed ecco la sabbia metallica. All'interno della confezione questa troviamo. E questa possiamo aprire. Come sempre, nessuna paura. La apriamo direttamente sul nostro pavimento di casa. O sul tavolo, eccetera. Io, non avendo un tavolo abbastanza adatto per fare video, li faccio sul legno del pavimento. Ok, nel caso non riusciate ad aprirla come me, potete utilizzare anche delle forbici, che adesso non ho, per cui l'apro con le mani. Eccola qua. Eccola qua. Wow. Molto, molto bella. Adesso vi zoomo un po' la scena, così si vede molto bene l'effetto della sabbia glitterosa. Ok, allora, eccoci qua. No, zoom. Eccoci qua. Eccola qua. Perfetto. Ecco la sabbia super glitterosa. Li vedete? L'effetto glitter che ha. Eccolo. Ve li metto in mezzo alle dita così e poi apro le mani. Così quando si apre bene si vede bene l'effetto anche glitter che ha questa sabbia veramente super, super morbida, che proprio sfugge tra le dita come quella vera, tranne che un po' ovviamente più corposa e più... vedete, direi fofosa, si dice dalle mie parti, cioè soffice, ecco, soffice e quasi ariosa, no? Non so se si capisce, ecco, quando faccio così. Molto bello l'effetto glitter, veramente, ci sono come se ci fossero delle pietine pezzose, caspita Davide con la Z, qualche problema, qualche pietrina, come vedete, in mezzo alla sabbia vera e propria. La morbidezza è la stessa dei modelli precedenti. E voi mi chiederete a questo punto, ma Davide, cosa succede se noi andiamo a sommare sabbie di colore diverso? Quindi prendiamo la nostra sabbia argentata glitter, prendiamo la nostra sabbia bolla di prima, papà, eccola qua. Cosa succede se le sommiamo? Ma direi che l'effetto è un po' quello, ecco, non esplode niente, tranquilli, l'effetto è un po' quello della pasta modellabile, quindi quando andiamo a sommare una con l'altra. Quindi prendiamo un pezzetto di grigio, prendiamo un pezzetto di viola, eccoli qua, attenzione, scontro. Ecco, le sabbie, essendo sabbia, si mescolano perfettamente, eccoli qua, ci vuole un attimino, belli anche gli effetti mescolanti che ci sono tra le due, e si ottiene un colore che diciamo è un po' una via di mezzo, potremmo dire quasi della sabbia viola metallizzata glitterata. Poi le ricette ve le potete fare voi, quindi mettiamoci ancora un po' di viola ad esempio, non andiamo per bene a mescolare, mescola, 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 ecco qua, eccola qua mescolata, diciamo abbiamo ottenuto quasi un rosato. Un rosato glitterato, una via di mezzo fra i due colori. Ovviamente una volta mescolate, come succede per la pasta modellabile, non potete separarli, è talmente fine e sottile che proprio non è possibile. Ma la cosa bella è che mantiene sempre le stesse proprietà, per cui non si asciuga mai e la potete raccogliere facilmente una volta che questa è cascata per terra, magari in qualche piccola, più piccola briciolina. State un attimo così a raccoglierla. Ed ecco qui, questo è tutto direi per quanto riguarda... la Kinetic Sand, ovvero la sabbia cinetica che possiamo manipolare con le nostre mani. Se avete un qualsiasima domanda, una qualsiasima informazione, eccetera, potete scrivermi qui sotto nei commenti a questo video. E se questo video vi è piaciuto, potete mettere il pollicione in alto del mi piace. E vi aspetto ai prossimi video qui su Giochi per Bambini Ragazzi. Potete iscrivervi al canale. Io vi saluto alla prossima. Ciao ciao, Davide!